Buongiorno. 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 Questa mattina abbiamo schierato circa 350-400 militari dell'esercito italiano che hanno preso possesso in sedi istituzionali, obiettivi sensibili ed hanno organizzato anche all'incirca una quindicina di pattuglie che vanno in zona di perlustrazione. L'attività di pattugliamento è prevista come in questo noto riscambio dove ci troviamo adesso a Taragnina, con personale dell'esercito su un mezzo e un elemento degli organi di IPS che possa essere polizia o carabinieri. Sono adibite nel numero di 3.000 unità appartenenti all'esercito, alla marina militare, all'aeronautica militare e all'arma dei carabinieri con compiti militari. Di queste 3.000 unità, 2.000 sono destinate allo sviluppo di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, 1.000 in particolare vigilanza esterna ai centri per immigrati, i CIE, ex CPT. Le restanti 1.000 unità sono destinate a compiti di perlustrazione e pattuglia e sono posti a disposizione dei prefetti delle seguenti città, in ordine alfabetico: Bari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e Verona. Non credo, non ci sono altri modi per far rispettare la legalità. Sicuramente utile, sicuramente la gente sente più tranquilla, l'importante è che non eccedano nel loro compito, sicuramente sarà così.